Oggi abbiamo discusso di intelligenza artificiale e di intelligenza artificiale generativa. Sull'intelligenza artificiale abbiamo ripercorso quello che già facciamo come aziende dell'energia, quindi quello che riguarda l'ottimizzazione da una parte dei processi industriali, quindi la parte predittiva, manutentiva e così via, dall'altra venire incontro sempre di più alle esigenze di un cliente conosciuto e analizzato. Però l'intelligenza artificiale generativa è qualcosa che va al di là di questo processo che stiamo ancora sviluppando, perché ci permette di aprire l'orizzonte a nuovi modi di proporre l'energia, di essere energia sul territorio, e cioè capire meglio quelle che sono le esigenze che emergono nel dialogo con le parti anche sociali, le parti istituzionali, e vederle, soddisfarle attraverso un sistema che riesce a operare su tutti i media, anche per contrastare la diffusione di fake news, contrastare quello che è una mancata. E certo, è uno strumento nuovo, bisogna strutturarlo, bisogna evitare un utilizzo improprio e quindi abbiamo bisogno di tempo per riuscire a capirlo e a utilizzarlo per il meglio. Poi sono anche convinto che, come tutte le cose nuove, non abbiamo ancora capito bene quante opportunità ci si aprono e come utilizzarlo.